Ragazzi e ragazze, siamo qua per fare un'altra ricetta. Dico sempre la solita frase, ma siamo qui per fare veramente un'altra ricetta. Oggi andiamo a fare una cosa salata e andremo a fare dei muffin. Dopo i muffin al formaggio e i muffin ai peperoni, oggi andremo a fare muffin alle zucchine. Proviamo questa variante. Io li adoro, quindi a me piacciono, non li ho mai fatti. Li userò come pranzo e li accompagnerò con un'altra verdura o con le stesse zucchine fatte diversamente. Un bel piatto unico perché comunque nel muffin teniamo i carboidrati. Allora, per queste dosi, vediamo quante ne usciranno perché non lo so, non li ho mai fatti, vediamo un pochino. Avremo bisogno di 7 grammi di olio che sarà un cucchiaio. Io ci metto un cucchiaio perché faccio il soffritto con mezza tazzina di acqua, meno di mezza tazzina. E questo per il soffritto. Poi una zucchina media, 75 g di edamer, 50 g di olio, un uovo, 75 g di farina 00, mezza bustina di lievito per torte salate, sale quanto basta, che dobbiamo andare ad aggiungere di sale. E andiamo a aggiustare di sale. Poi io come spezie vado ad aggiungere il prezzemolo che si sposa molto bene con la zucchina, quanto basta. Io uso quello essiccato, voi potete tritare quello fresco. E l'aglio in polvere, come sapete, non può mai mancare nei miei piatti. A voi, se piace, potete mettere il pepe, potete mettere qualsiasi altro tipo di spezia. Questi sono gli ingredienti che ci serviranno per fare i nostri muffin. Allora, i primi due sono quelli per il soffritto, tutto il resto è quello per andare a fare il composto dei nostri muffin. Allora, io userò Monster Cuisine. Chi non ha Monster Cuisine può andare a preparare la preparazione delle zucchine dentro una padella, fa pure un soffritto leggero anche loro se vogliono farlo leggero, altrimenti le cuocete direttamente con l'olio. Chi ha Monster Cuisine può farlo dentro Monster Cuisine, altrimenti per forza sui fornelli, non potete lasciare la zucchina cruda. E poi tutto il resto della preparazione, chi non ha il Monster Cuisine Bimbi Company può farlo con una planetaria, con un frullino a mano, con la frusta, con un frullatore, come quello che vuole. Quindi potete comunque andare a preparare questa delizia. Useremo i muffin in silicone, quindi la cottura mia sarà un pochino più prolungata. Se voi andate a utilizzare quelli di carta o quelli di usa e getta di Sagnola, ovviamente i tempi si vanno un pochino a ridurre, perché come sapete, lo dico sempre anche nel gruppo, tutto ciò che è di materiale silicone va benissimo per la friggitrice, perché si utilizza anche nei nostri forni tradizionali, però andiamo a prolungare un pochino i tempi di cottura. Quindi se vedete che uso il silicone e voi state usando quelli di carta, non lasciateli dentro i tempi che li lascio io. Dovete sempre andare a controllare, non mi stancherò mai di dirlo perché non lo capite, quindi io insisto a dirlo, dovete controllare spesso, mi raccomando, controllo io stessa lo stesso piatto che faccio qua con voi e lo vado a rifare la volta dopo. Io vado comunque sempre a controllare perché ogni volta è diverso. Può essere che mi scappa un po' di quantitativo di più, può essere che una cosa è più spessa di prima oppure meno spessa, quindi può variare anche dallo spessore degli alimenti, non solo dal modello di friggitrice, anche dallo spessore che andiamo a fare ai nostri ingredienti. Quindi dovete sempre, sempre controllare, ok? Questo è molto importante per evitare che tirate fuori le cose crude. Per evitare che poi dopo mi dispiace quando siete disperate che non vi vengono bene, oppure il contrario, tutto bruciato, tutto rovinato, tutto non recuperabile. Quindi è peccato perché comunque sono sempre soldi spesi per mangiare. Detto questo, procediamo con la nostra Monsieur Cuisine. Io l'ho già accesa, ora andiamo a metterci dentro un pochino di acqua. Io ho preso mezza tazzina, ma penso che ne metto un pochino meno. Facciamo un quarto di tazzina e ci metterò 2 cucchiai di olio evo, mentre nell'impasto useremo l'olio di semi. Ma qua ci mettiamo 2 cucchiai di olio. Ok, ecco fatto. Ora andiamo alle zucchine. Io le ho tagliate abbastanza piccole. Poi vedete voi, le potete lasciare così, nel senso non andarle a poi dopo quando saranno pronte a frullare. Oppure se volete ingannare i bambini perché non mangiano le verdure, andateli a frullare. Io mi sa che una frullata gliela do.
Io le ho già tagliate, come vedete, a pezzettini piccolini, non troppo grandi. Una zucchina di medie dimensioni, lavata e asciugata ovviamente, e la andiamo a mettere delicatamente dentro la nostra base. Ecco qua, ce l'abbiamo messa tutta, ce l'abbiamo fatta. Ora con la nostra palettina in silicone andiamo a spostarla per far andarla in modo omogeneo da tutte le parti, non lasciarla tutta in un punto. Ecco qui. Ora cosa facciamo? Andiamo a chiudere la nostra base e andiamo a impostare 10 minuti. Io nel frattempo vado a preparare tutti gli ingredienti perché non ho preparato niente. Quindi 10 minuti a velocità 1, mettiamo 100 gradi e ovviamente mettiamo la sinestrosa, cioè le lame a contrario. Quando è poi cotta, che la dovremo andare ad aggiungere al composto, andiamo a frullarla poi là. Quindi mettete lame sinestrose, così le lame vanno a contrario e non tagliano, e cliccate semplicemente play. Ora io in questi 10 minuti vado a preparare tutti gli ingredienti che ci servono per preparare i nostri muffin. È trascorso il tempo di cottura, ora apritelo verso di voi e lasciate uscire il vapore di fronte, se no vi arriva in faccia, vedete? Dovete fare così. Fate sgocciolare, ora abbassiamo, andiamo a togliere le zucchine, le mettiamo in un piattino nel frattempo che si raffreddano. Non lavate la base perché non è importante, adesso dobbiamo andare a preparare quello che ci serve per fare il composto, diciamo, dei nostri muffin, e le andiamo a mettere in un piattino. Poi torniamo qua senza lavarla. Eccoci tornati, ho tolto via le zucchine, vi faccio vedere, le ho messe in un piattino, vedete? Ora aspettiamo che intanto loro si raffreddano un pochino, noi andiamo a preparare il nostro composto. Quindi andiamo a mettere nella nostra base l'olio, l'olio di semi, come vi ho detto prima, qua metto il semi nell'impasto. Mettiamo un pochino di sale, ora ne mettiamo poco senza esagerare perché poi abbiamo le spezie. Un pochino di sale, mettiamo l'edamer, che ce l'abbiamo qua, abbiamo già tagliato a pezzettini, come vedete, a piccoli cubetti. Potete mettere anche un altro formaggio, però che sia di pasta dura, tipo quello filante, filo filante, potete mettere la scamorza, potete mettere quell'altro, come si chiama, non mi viene il nome, la provola, però quelli duri, non quelli freschi, morbidi, ok? Poi, dopo che abbiamo messo il sale, l'olio, il formaggio, andiamo ad aggiungere l'uovo. Io l'uovo non l'ho rotto, lo rompo adesso insieme a voi e come sempre mi vado a lavare le mani. Poi torno subito qua da voi, arrivo. Eccomi qua, il tempo che me li asciugo. Ora chiudiamo la nostra base e andiamo a fare 30 secondi a velocità 4. Mi chiederà la sicurezza perché è caldo, voi dite ok, fatela andare, siccome è ancora un po' caldo, Ecco che è trascorso il tempo. Prendiamo la nostra palettina, ce l'ho qua dalle zucchine, andiamo ad abbassare. Io però dopo ci aggiungerei anche un po' di formaggio, anche se non c'è qua, ma ce lo aggiungiamo dopo, No, dopo lo prendo, un attimo. Ora andiamo ad aggiungere la farina, che io ho già pesato prima, quella 00. Qua il piatto mi serve per poggiare la paletta. Mettiamo un pochino di aglio, circa mezzo cucchiaino. Lo stesso potete fare con il pepe. Un pochino di prezzemolo, anche qua facciamo sempre più o meno mezzo cucchiaino, e aggiungiamo la mezza bustina di lievito per dolci. Io uso, scusate, lievito per salati, io uso questo, quello per piadine e torte salate.
è già mezza bustina perché metà l'avevo usata l'altra volta. Io poi me le chiudo con lo scotch e le conservo che durano, eh. Chiudiamo la nostra base e andiamo a fare un minuto a velocità 4. Poi se serve andiamo a allungare qualche secondo. Il coperchio non è chiuso, ok, stavolta l'ho chiuso male io. Ok, 50, un minuto, velocità 4 e azionate. Eccoci che è trascorso il nostro tempo, andiamo ad aprire, andiamo ad abbassare con la nostra paletta. Ora andiamo ad aggiungere, abbassiamo bene, ok, aggiungiamo le nostre zucchine con tutto il loro sughetto che hanno fatto. Io ci metto anche due manciate di formaggio, eh? Questo è opzionale, vedete voi. Io ce lo metto perché secondo me viene più saporito. Due piccole manciatine, così, tanto abbiamo già dentro l'edamame, però lo voglio aggiungere che secondo me dà un tocco in più. Ok, chiudiamo nuovamente la nostra base. Io lascio le lame normali che tagliano, se voi volete lasciare le zucchine intere andate a impostare sinestrosa, ok? Vedete voi se volete lasciare la zucchina intera o meno. Quindi io imposterò 30 secondi a velocità 3 senza la sinestrosa. Se voi volete zucchine intere fate sinestrosa e poi fate play. Eccoci tornati, sono già passati questi secondi. Come vedete me le ha un po' maciullate, quindi va benissimo. Ora io vado a tirare fuori il composto e lo vado a mettere in un piattino, perché fare i pirottini da qua diventa complicato con il fatto che abbiamo le lame. Lo andiamo a trasferire in un piattino, poi torniamo qua che andiamo a comporre i muffin. Mentre andiamo a preparare i muffin, io ho già messo a lavare la nostra base di Monsieur Cuisine, l'acqua tra l'attacca 1 e l'attacca 2, 10 minuti con un goccio di detersivo dei piatti, un goccio di aceto bianco a velocità 3 per 100 gradi, così va a fare l'autolavaggio. Noi adesso andiamo a preparare i nostri muffin. Eccoci qua, come vedete questo è il composto, non è venuto molto perché ovviamente lo mangiamo solo noi due, quindi poi voi potete andare a moltiplicare le dosi. Ora prepariamo i nostri stampini, secondo me 5 vengono, vediamo, intanto ne mettiamo 5, poi andiamo ad aggiungere gli altri. Prendiamo un cucchiaino normale, un cucchiaio, e ci aiutiamo per andarli a riempire. Prendiamo un po' di composto con il cucchiaio questo e con l'altro lo andiamo a fare, ecco, lo sapevo che mi cadeva. Vabbè, poi lo raccogliamo, va. Prendiamo un po' di composto che è bello denso. Ok, quando l'avete riempito andatelo un po' a sbattere così, così si livella e se c'è dell'aria in mezzo viene tolta. Li dobbiamo riempire sempre un terzo, due terzi e lasciare la parte non riempita, sennò è troppo pieno, eh? Non troppo vuoto, non troppo pieno, il giusto. Ok, vado a riempire tutti e torno qua. Ecco qua, questi sono i muffin, 6, ne vengono 6, eh? Ora li andiamo a cuocere al piano centrale a 180 gradi nella Kleisten Kubo Chef, che usa la friggitrice con una resistenza, piano basso, e fate 170, poi se è il caso 180 gli ultimi minuti. Io vado a preriscaldarla 3 minuti a 180, poi li vado a inserire al piano centrale e vi dico dopo le tempistiche. Anche per la friggitrice a cassetto, mi raccomando, 170 gradi. Li mettete dentro il cestello forato, 170 gradi, poi dopo 10 minuti, più o meno 8 minuti, dipende che stampi usate, andate a controllare. Se usate quelli di carta, dopo 5 minuti andate a vedere. Questi ci vorranno dai 12-14 minuti di solito, eh. Ora vado a procedere, poi vi dico le tempistiche precise. Eccomi qua, allora ho fatto 10 minuti, piano centrale 180,
Poi l'ho messa al piano basso, 5 minuti, 170. E questo è il risultato dei nostri muffin. Sono proprio belli belli. Ora devo lasciarli intiepidire. Quando si sono intiepiditi, li possiamo andare a stampare, togliere dalla formina. Per il momento vanno lasciati qua finché non si intiepidiscono un pochino. Allora, io sotto vi lascio scritta tutta la ricetta, i tempi gradi che ho utilizzato io. Più o meno saranno gli stessi anche dei vostri, in totale 15 minuti. Voi fate tutta la cottura a piano basso per quelli che hanno una friggitrice con una sola resistenza. Per quella a cassetto fate 170, poi se avete bisogno degli ultimi 5 minuti o andate ad alzare o andate a abbassare se sono troppo crudi. Detto questo, vi trovo sotto, troverete tutti i canali dove mi potete contattare, scrivere e seguire. Sotto, iscrivetevi al canale così aspettate un attimo che il gatto sta facendo l'asino. Allora, stavo dicendo, iscrivetevi al canale così le prossime ricette non le perdete. In basso a destra c'è la campanella, attivate le notifiche, così ogni volta che io pubblico un video, vi arriva la notifica sul dispositivo sul quale l'avete attivato. Per qualsiasi cosa contattatemi, io appena ho un attimo di tempo rispondo sempre a tutti e ci vediamo alla prossima ricetta. Fatemi sapere se l'avete mai fatti, se li fate e se vi sono soprattutto piaciuti. Ciao!